Nell'auditorium del Parco del Castello, la Lega presenta in una conferenza stampa e poi a seguire un'assemblea con i militanti e simpatizzanti i nuovi amministratori che hanno aderito al partito. Un segno molto importante che mostra sempre più forza e coesione. Infatti, nelle ultime settimane hanno aderito al partito di Matteo Salvini 10 tra i primi cittadini, consiglieri e assessori. La manifestazione è stata presentata dal deputato Luigi Deramo, il segretario regionale Giuseppe Bellachioma e il segretario della provincia dell'Aquila Emanuele Imprudente. L'obiettivo è quello di allargare sempre di più i consensi per poter creare una rete amministrativa ben strutturata in tutto il territorio abruzzese. Quello che noi in questo momento stiamo facendo è cercare di implementare e di radicare il partito sul territorio, aprendo, come abbiamo già detto, le porte, non spalancando, aprendo le porte a bravi amministratori, soprattutto da quelli che vengono da un percorso civico, che chiaramente in questo momento si riconoscono nella politica di Matteo Salvini, della Lega e del nostro movimento in Regione Abruzzo. Si è parlato, tra le altre cose, anche del problema tasse, argomento molto spinoso, ma nonostante ciò, il partito della Lega ha le idee molto chiare. È stata creata una polemica d'arte perché tutti sapevano che gli emendamenti, così come era accaduto già nella commissione speciale, non sarebbero stati approvati. Lo scorso lunedì si è riunito un tavolo istituzionale tecnico che trattava da mesi la questione delle tasse e tutti i componenti ne erano al corrente. Queste le parole del deputato Luigi Deramo, che ha voluto marcare la posizione della Lega e dettare una linea a riguardo. Che la Lega aveva trasformato quell'emendamento in un ulteriore emendamento che poi è stato approvato all'unanimità e che prorogava di 60 giorni il pagamento delle tasse, spostando il pagamento dal 22 di luglio al 22 di settembre. Ed è stato approvato anche all'unanimità sempre l'ordine del giorno presentato dalla Lega, dove si impone al governo di aprire un confronto con l'Unione Europea per discutere proprio la questione dell'innalzamento del de minimis da 200 a 500 mila euro e quindi non avere problemi successivamente ad un'approvazione da parte del governo di questo provvedimento. Di questo non erano consapevoli tutti. Mi sorprende che persone che non hanno mai partecipato a riunioni e che mai in questi mesi si sono occupati della questione delle tasse dell'Aquila, come il senatore Pagano, il senatore D'Alfonso, abbiano inscenato una polemica che offende il lavoro che è stato svolto precedentemente da altri esponenti politici oggi da noi. L'obiettivo è quello di risolvere definitivamente una richiesta ingiusta che parte dall'Unione Europea e che rischia di inginocchiare il sistema economico e finanziario del capoluogo di regione.